se ne va la capolista. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui tornati all'angolo del tifoso rossonero. Casertana Foggia vinta 3-0. Mamma mia, io sono andato a Caserta, sono appena tornato, sto proprio con sto a mille. Quindi vittoria per 3-0. Doppietta Mazzio, Fangherima, vabbè. Doppietta Mazzio e gol di Piazza. Una prova perfetta, oserei dire. Io non pronosticavo un risultato del genere. Io avevo firmato addirittura per un pareggio. Per me il pareggio andava benissimo a Caserta, un campo difficile. E dunque, mamma mia, cioè, ormai me lo sento a 99,99 periodico, siamo in Serie B. Ormai è fatta, raga. Cioè, è inutile nascondersi, è inutile dire calma, calma. Ormai i giochi, secondo me, sono fatti. Basta vincere un'altra. La prossima è con la Regina in casa. Il Lecce c'è, molto difficile, col Matera. E in caso, nel caso il Matera dovesse battere il Lecce e noi dovessimo vincere in casa con la Regina, festeggiamo avanti ai nostri propri tifosi. Mamma mia, raga, sto carico, sto proprio euforico. Comunque, partiamo subito con i voti in pagella degli 11 titolari. Allora, Guarna, pochissime volte impegnato, do un 6 e mezzo, vai, 6 e mezzo. Praticamente non ha fatto quasi nulla, pochi palloni, quindi 6 e mezzo, il voto giusto secondo me. Poi andiamo a Lo Iacono do un 6. Si è fatto sempre trovare pronto, diciamo impeccabile nella sua fase difensiva. Poi andiamo a Martinelli, una roccia, do 6 e mezzo, ottima prova la sua. Ha difeso molto bene l'aria, dunque 6 e mezzo, un voto meritato. E poi vabbè, c'è Coletti, anche a lui do 6 e mezzo, ottima prova la sua, anche impostava anche qualche pallone in fase offensiva, ottimo Tommaso. E poi c'è Rubin, a lui do anche un 6. Si inseriva molte volte, secondo me in qualche occasione poteva anche cercare il tiro visto l'ottimo sinistro che ha. Comunque un 6, ottima prova anche la sua. Poi andiamo al centrocampo. Vacca veramente oggi ha giocato benissimo, a lui do un 7. Do un 7, l'ho sempre dato 6 e mezzo, adesso diamogli un 7, dai, sta giocando molto bene ultimamente. Sta tornando il Vacca che conoscevamo come l'anno scorso. E quindi sono veramente contento per lui. Quindi 7 per Antonio Vacca. E poi il capitano Cristian Agnelli, a lui do un 6 e mezzo. Anche lui ha giocato un'ottima partita. Forse il primo tempo non ha giocato benissimo, però al secondo tempo, anzi, ha avuto anche un'occasione importante. Il portiere ha fatto una parata assurda, se non sbaglio era il gol del 3-0. Poi vabbè, ha segnato Mazio sul rigore. Comunque grandissimo anche il capitano, prova impeccabile. E poi Deli ha giocato un po', diciamo, non si è visto molto. Do 5 e mezzo a Francesco. E, diciamo che non una partita brillante la sua, sotto ogni punto di vista. E poi Mazzio, vabbè. Mazzio, che da fare il voto a Mazzio? Ogni volta, cioè, ormai a lui do 9, cioè l'uomo partita assolutamente, cioè, ha sbloccato il match al 45esimo, ormai il minuto scaduto, cioè il tempo era scaduto. Sempre lui, raga, ci sta portando in B. L'avevo detto ragazzi, Mazzio ci porta in B e ci sta portando in B. Veramente decisivo come sempre, Fabietto Mazzio. Quindi 9 il mio voto. E poi Di Piazza voglio dare un 7. 7 a Di Piazza, trovato il gol, ci ha creduto fino alla fine. Forse un altro attaccante si sarebbe subito arreso, oppure si sarebbe buttato a terra e avrebbe aspettato che l'arbitro fischiasse il rigore. Dunque un 7 a Matteo Di Piazza, che sta migliorando sempre di più partita dopo partita, sembrerebbe così. L'unica pecca di Di Piazza, l'ho detto, sono i piedi, cioè la velocità ce l'ha, assolutamente non si discute. La pecca è sui piedi. E poi vabbè, c'è Chirico che è impeccabile. 7 e mezzo a Chico, per
perché veramente sembra il Messi del Foggia, cioè il Messi della situazione. Veramente infermabile quando parte col suo dribbling, si accende. Quando c'è lui la vittoria è assicurata. E poi finalmente è tornato Angelo. Angelo a lui non do un voto perché si è visto veramente poco. E poi è entrato. Mamma mia. È entrato Sarno. Sarno, ecco, non mi veniva. È entrato Sarno e a lui do un 6. Ha fatto un po' di cose, sì, si è visto, quindi do un 6 a Sarno. E raga, queste sono le mie opinioni, i miei voti in pagella degli 11 titolari. Questo, raga, secondo me con la regina si potrebbe festeggiare, se poi non è con la regina, secondo me affondi. Sì, 23 aprile. Chi lo sa, chi lo sa. Vedremo, aspettiamo sabato, speriamo bene. Dunque, raga, questo è il video. Spero vi sia piaciuto, spero vi piaccia questa serie, vi accompagnerà fino a, speriamo, la matematica serie B. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate tanti like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella!